canale oggi video make up, ma non il classico video della serie. Oggi per truccarmi ho deciso di utilizzare delle manine, che ovviamente non saranno le mie, ma bensì queste. Queste io le ho trovate nel calendario dell'avvento della mia gatta e devo dire la verità che lei non le guarda minimamente, non è interessata a questi due giochini. E quindi quando le ho trovate ho pensato, e se ci realizzassi un video dove mi trucco utilizzando solo queste due manine? Devo dire la verità, io sto cercando di trattenere la risata perché non so che cosa ne uscirà, ve lo giuro. Io, se vedete ogni tanto che faccio delle smorfie, perdonatemi, però veramente a me fa morire da ridere perché probabilmente uscirà un disastro, ma non è detto. Cerchiamo di mantenere ancora un po' di speranza attiva. Però, devo dire la verità, io con queste manine non so che cosa ne verrà fuori. Tanto è vero che in realtà dovrebbero essere messi in questo modo, così, ok? In questo modo, ciao! Però in realtà così, a me sinceramente, non so quanto possono essere utili. Specialmente perché se devo tenere in mano il pennello dell'ombretto, mica posso fare in questo modo. Quindi ho deciso di rimuovere dal dito sinistro la manina e metterla sul pollice destro, in modo da avere almeno una minima presa. In questo modo, e già così a me fa morire da ridere perché vi assicuro, a me sembra di essere un granchietto, cioè vi giuro, è una roba impressionante. Comunque direi di iniziare subito, ma prima voglio dirvi che se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina così riceverete la notifica ogni volta che uscirà un nuovo video, lasciate un like di supporto e commentate qui sotto con la prossima sfida da fare. E adesso è tempo di iniziare. Allora, in questo momento sto cercando di inserire bene bene le manine e girarle almeno secondo la mia comodità per cercare di prendere i prodotti, infatti così è già abbastanza scomodo, per cui devo girarla un po'. Ok, credo che questa sia la soluzione più decente che io sia riuscita a fare. Comunque, passiamo subito con il primer e qua già inizia la tragedia perché non so come... Non so se devo far così, sinceramente io giuro, mi viene da ridere, però cercherò di trattenermi perché, insomma, evitiamo, va di ridere troppo. Comunque, mettiamo il primer. Ah, ovviamente ci tengo a precisare che ogni volta che utilizzo le manine, poi puntualmente qua con lo Scotex andrò a pulirle. Devo dire anche un'altra cosa prima di iniziare effettivamente il trucco. Io ovviamente quando ho visto che Venere, la mia gatta, non era minimamente interessata a queste manine, le ho prese, le ho lavate, le ho igienizzate, per cui sono sicura di quello che mi metto in faccia. Quindi vado a schiacciare e già qua non ho un minimo di presa, cioè non esce nulla, sarà perché è mezzo vuoto, quindi andrò con questa mano. E già qua tipo sto già barando, però vabbè. Io non ci credo a quello che sto facendo, ve lo giuro. Ok, prendiamo e chiudiamo. No, vabbè. È più complicato di quanto pensassi. Non so che cosa mi è passato in mente quando ho iniziato a pensare a quest'idea. Comunque, direi di... ok. Cercherò di stenderlo con le mani come ho sempre fatto, perché tanto è una cosa molto semplice da fare. Se vedo che non riesco, giuro, passerò con le dita per essere più veloce, però vi posso assicurare che non è facile, anche se... No, ci sto riuscendo. Poi casomai ci passo il dito, ma è veramente incredibile. E vi giuro, ciao. non ci credo. Oh, mamma mia. Vi giuro, sto morendo da ridere. Sto morendo dentro, no, perché non ho una risata proprio normale, quindi evito. Ok. Qua devo per forza andare di... dell'altra mano, perché altrimenti proprio non ce la faccio. Ok, dopo aver messo il primer, passiamo al fondotinta. Ovviamente devo togliere, ovviamente utilizzo una spugnetta perché sennò so già che non riuscirei a farlo in quel modo e cerco di mettere un po' di prodotto. Vi giuro, sto facendo una fatica impressionante. Comunque, ok, prendo la spugnetta
te, vi giuro. Guardate come la... è perfetta questa spugnetta. È perfetta. Qua, con queste manine è perfetta. Quindi la prendo e cerco di andare ad applicare il fondotinta sul viso. Cercherò di velocizzare questo passaggio, anche se in realtà riuscirete benissimo a vedere la mia difficoltà nel fare questo passaggio. Ecco, è già caduta bene. Bene, ma non benissimo. Ok, se avete visto la parte velocizzata avrete visto sicuramente che mi è caduta tipo 3-4 volte, però devo dire la verità che a forza di fare questo movimento, sinceramente parlando, mai avrei pensato che mi scivolasse dalle mani, perché pensavo di avere una tenuta abbastanza forte, e invece no, mi sono illusa. Per cui passiamo al prossimo prodotto, che appunto è il concealer. Vi giuro, fanno anche male sotto un certo punto di vista queste manine, soprattutto quella del pollice, perché diciamo che non è stata realizzata per metterla sul pollice, questa manina, anzi. Quindi cerchiamo di far scivolare al meglio, ecco. Oh mio Dio. Ok. Ok, ci sono. Una linea. Ovviamente questo video, ci tengo a precisare che non è assolutamente né un tutorial né niente, è solo un video per mostrare il livello della mia pazzia, perché bisogna essere veramente matti doversi truccare con queste manine, perché sì, bisogna essere veramente matti e fare una roba del genere. E ovviamente il tutto verrà sfumato con la spugnetta. Spero non cada. No, oh, non mi piace questo movimento. C'ho troppo paura. Oh, aiuto. Va bene, chiudiamo e accontentiamoci così. Adesso iniziamo a sfumare il tutto. Sempre con la spugnetta, quindi la giriamo e andiamo. Bene, adesso, dopo aver messo il concealer, dovrei mettere in teoria il correttore giusto su un puntino che è qui, che non mi sconfiffera per niente. Quindi, mo voglio vedere. Quindi in teoria già faccio fatica ad aprirla. Ok, ci sono. Mi limiterò a utilizzare il pennellino che c'è all'interno della palette, che appunto è la Master Camo di Maybelline. Nella speranza, ok. Raga, io non riesco nemmeno a tirar fuori dalla pellicola il pennellino. Ok, ci sono. Insomma, mica tanto. Ok. Mica tanto sicura questa presa. Comunque, vado a prelevare un po' di prodotto. Sì, ma... ok. Ti prego, non mi cadere. Ovviamente mi devo anche aiutare con l'altra mano, perché altrimenti mi è impossibile, potrebbero cadermi tutti i prodotti per terra e non mi va. Per cui cerco di... ma giusto un pelettino qui. E andiamo a sfumare con le dita. Ah, non credo di più. Mi sfumo con l'altro pennello, così dovrei riuscire a fare un po' di copertura. E infatti mi è caduto. Vabbè,
Comunque, quello che dovevo fare l'ho fatto, l'ho sfumato. Adesso tra poco raccolgo il pennellino che dovrò immediatamente mettere a lavare e rimuovo un attimino le mani per pulirle, perché ogni passaggio che faccio comunque gli do una pulizia, perché si sporcano spesso, anche prima con il fondotinta si sono sporcate anche con il concealer, quindi ogni volta è sempre un passaggio di pulizia, per quello che molto probabilmente vedete molti tagli, però vi posso assicurare che è la miglior cosa che si possa fare, perché comunque sono delle manine che mi vanno dirette in faccia, quindi non ci tengo minimamente ad avere brufoli a caso causati da queste manine che molto probabilmente io non indosserò mai più nella mia vita, nemmeno per far giocare la mia gatta, qualora un giorno si interessasse a queste manine. Ok, ci sono riuscita, ho recuperato il pennello, ho rilavato le manine e adesso passiamo alla cipria, giusto per fissare un po' il tutto. E questa cosa dovrebbe essere anche abbastanza semplice, poiché vado ad utilizzare un pennello abbastanza grande, a differenza di quello di prima sicuro. Per cui riappoggio il pennello e riapro la cipria. Riprendo in mano il pennello con queste manine, veramente. Giuro, Anna, trattieniti, non ne vale la pena. Ok. Mamma mia. Io non so perché vado a complicarmi la vita, però vi giuro, a me piace un sacco sta cosa. Ok. Santo cielo. Ok, vabbè. Non sembra difficile. Rendiamoci conto. No, è impossibile. È impossibile. Devo andare con l'ausilio delle dita, perché altrimenti rischio di far cadere letteralmente ogni pennello per terra. E questa cosa non mi piace, soprattutto se poi dopo devo... Rendetevi conto come sono messa. E poi non riuscirei neanche più a toccare, perché ovviamente se cadono per terra di certo non vado dopo a spalmarci sopra i prodotti con questo genere di pennello caduto con migliaia di batteri. Comunque, cipria messa, e dico che la base non è nemmeno egregia, è a malapena insufficiente. Do una pulita, già che ci sono alle manine, sempre, anche se in realtà non le usate, però sempre, cioè almeno per questo passaggio non le ho utilizzate, perché non andavano utilizzate perché c'era l'ausilio del pennello, però una piccola pulizia non fa male. Allora, è tempo di passare agli occhi, e quindi bisogna riprendere nuovamente il Camouflage Matte Concealer di Essence. Perché sì, perché io lo utilizzo come base, come ben sapete. E questa volta cerco di... infatti... Abbiate pazienza, ma almeno l'applicazione, dato che qua non c'è un pennellino, c'è direttamente l'applicatore del prodotto, rischio che se mi cade per terra pure l'applicatore, poi dopo è un casino doverlo ripulire e reinserire dentro il prodotto. Andiamo con le dita. Allora, però, fermi un attimo. Non è male. Ok, l'applicazione non è male, assolutamente. Ok, scusatemi veramente, ma... D'altronde è anche questo il bello della sfida, no? Che non siano cose perfette, e cercare di trovare, anzi di dare un senso a tutto ciò. Io vi giuro, mi ci sto impegnando tantissimo a dare un senso, ma non lo trovo, perché per me è troppo prodotto sto coso. Vabbè,
se non erro, almeno ci ho messo poco tempo a mettere il prodotto verso l'attaccatura delle ciglia. Passiamo all'altro lato. Ok, adesso è arrivato il momento clou. Il momento clou prevede l'applicazione degli ombretti. Io super felice di questa cosa. Cioè, voi non avete idea, cioè guardate la mia felicità in tutto ciò. Non esiste, non c'è. Perché non ho le mie mani. Cioè, ce le ho, ma ho queste. Ok, adesso stop un attimo e vado a ripulire le manine perché si vede che sono anche abbastanza sporchine. Ok, è il momento di mettere l'ombretto. Già qua io mi sono spaventata tantissimo, però questa volta non ci sarà la palette Catrina, ma ci sarà lei, Birds of Paradise di Revolution. Devo dire che a me questa palette piace veramente un sacco. E anche qui troviamo degli ombretti super super pigmentati. Questa volta però ho deciso di utilizzare dei colori che non si vedono molto spesso sui miei social, assolutamente, per cui decido di utilizzare Jungle, Budgie, credo che si dica così, nel caso chiedo scusa, e comunque anche Canary, per cui direi di rimettere le manine e iniziare con il tutto. Oh mamma mia, giusto perché questa cosa mi sta mettendo molta ansia perché non so come verrà il trucco, e quando esce qualcosa di brutto oppure non perfetto come voglio io, ovviamente parte un totale film mentale dove io prendo e distruggo tutto quanto. Comunque direi di partire con Budgie, sempre si dica così, verso la rima interna dell'occhio. Quindi prendiamo un po' di prodotto, sbattiamo e prendiamo con le manine il pennello e iniziamo. Devo dire che con questa palette il problema è quasi inesistente perché è già pigmentato di suo l'ombretto e quindi non mi crea problemi. La tecnica lascia un po' desiderare, però vabbè. Dettagli. Comunque, abbiamo messo già il primo ombretto e quindi per me è già una vittoria assoluta. Passiamo al secondo. E però questa volta decido di mettere prima la coda verso l'esterno dell'occhio. E quindi è Jungle. E anche qui. Lasciando il fatto che sta facendo un botto di fallout, anche se ho comunque picchiettato. A questo punto vi picchietto meglio e vado così. Ovviamente dopo cercherò di pulire l'eccesso, però ovviamente al centro cerco di mettere poco prodotto perché poi andrà messo l'ombretto Canary. Adesso cercherò di velocizzare un attimino perché secondo me vi annoierete a morte su io che sto in silenzio e state lì a guardare me in silenzio, non è una bella cosa. Quindi 3, 2, 1, velocità! Ok, riprendo un attimino
il pennello precedente per riutilizzare Buddy o Buddy, non so come esprimermi riguardo questo nome, comunque cerco di sistemare un attimino la tape position più o meno, eh. Comunque, come potete vedere, verso il centro è ancora nettamente vuoto, questo perché ho deciso, come vi ho spiegato prima, di utilizzare un altro ombretto, scusate, che è appunto Canary, che adesso andremo a mettere. E questo è un bel giallo acceso con un pennellino davvero minuscolo, quindi ok, lo giro, non ha senso che io cerchi di poggiarlo per terra per poi girarlo con le manine, non ha senso, quindi preferisco far così. Andiamo in questo modo ad applicare al centro l'ombretto. Ok, fatto ciò, direi di andare a sfumare un attimino qui e poi anche dall'altro lato. Ovviamente cerco di utilizzare il pennello in questione, ecco qua, giusto per aver creato un puntino luce molto molto carino, e devo dire che mi piace, anche se purtroppo con le manine ho creato un po' di fallout, altrimenti in questa palette vi posso assicurare che di fallout ne fa ben poco. Per cui, mamma mia, il disastro che non si è creato, direi di passare alla rima inferiore. E già qui mi viene un po' male, perché appunto, visto che ho utilizzato verde e giallo, ho qui due matitine di Winey, che sono le Eyeshadow Star Glitter, e appunto è oro e verde, e quindi per rimanere in tema, no? Giusto per complicarci ancora maggiormente la vita, perché sono fatta così, ho deciso di applicare verso il centro l'oro e poi ai lati il verde, e questa cosa a me crea tanto problema, perché raga, qua si rischia veramente di creare dolore. Comunque io ci provo, se taglio il pezzo è perché evidentemente l'ho ritagliata e quindi sto utilizzando le manine normali, perché è impossibile così, però non è detto, io ci provo lo stesso. No, ok, non c'è bisogno di alcuna clip, e quindi direi di passare alla matitona verde. E qua mi è caduta. Comunque, cioè, non scrivono tantissimo, però danno quel tocco di glitter che secondo me ci sta più che bene. E adesso devo girare bene bene il polso. No, ok, non c'è stato alcun tipo di problema riguardo questa cosa. Non male, devo dire, non male. Ovviamente se utilizzavo le mie mani risultava meglio. Comunque, passiamo adesso all'altro occhio. Questa volta ho preferito puntare su un occhio prima per vedere il risultato, per poi dopo arrivare all'altro. E adesso invece è tempo di mettere lui, l'eyeliner. Non so che cosa accadrà. Nel dubbio chiedo scusa a tutti per il disastro che verrà fuori. Io proprio non so cosa ne verrà fuori. Di certo io proverò a impegnarmi il più possibile, ma non dipende da me, ma da queste manine. Quindi applichiamo. Ok, sembra che ci sia un piccolo... così. Sembra che ci sia una piccola linea ben definita, ma non so, non credo sia corretta. Solo che ho paura di avvicinarmi con queste manine.
No, ok, allora ci sono riuscita. Ora voglio vedere dall'altro lato. Ora è il momento di passare al secondo occhio. No, ok, questa dovete proprio abbonarvela e vi spiego il motivo per cui andrò ad applicare l'eyeliner sull'occhio sinistro senza queste manine, perché mi è impossibile. Cioè, non riesco minimamente. È quasi impossibile per me applicare una cosa del genere. Per cui vado a mano libera questa volta, abbiate pazienza. Ok, messo l'eyeliner, il look è un po' quello che è, si lascia un po' desiderare, però sincera. Adesso rimetto immediatamente le manine, purtroppo, e passiamo al prossimo prodotto, che sono le gocce illuminanti. Sì! Bene, eyeliner messo, preparato tutto, la sezione occhi è a posto, manca solo il mascara. Bene, ho messo il mascara a mano libera perché sinceramente parlando io ho gli occhi scusate, ho gli occhi molto molto delicati e quindi vedo già che c'è un piccolo arrossamento e preferisco andare a mano sicura piuttosto che utilizzare le manine. Per quanto riguarda gli occhi sono molto molto delicata. Adesso è tempo di passare all'illuminante e qua ci sarà un botto da ridere. Ok, ritorniamo con le manine e adesso andiamo a mettere l'illuminante, che appunto è Glow Mon Amour di L'Oreal. Quindi cerchiamo di non creare danni, quindi vado così e vado così. La parte più bella adesso prevede che io debba sfumare con le dita il prodotto. Ebbene, si va con le manine. Iniziamo, va. Piccola precisazione, ovviamente le ho ripulite e adesso posso procedere con l'applicazione. Ed ecco fatto, ci sono riuscita a sfumare bene bene bene. Sì, sono super contenta, battiamo le manine. Ok, prossimo passaggio è il blush, che lo mostro, eccolo qui. Adesso lo apro. Ah, tra l'altro, piccola precisazione, so che avevo detto che avrei messo i brillantini, ma dato che ho riscontrato dei problemi per quanto riguarda l'applicazione dell'eyeliner, ho deciso di non metterli, perché per quanto riguarda il mio essere imbranata elevato a 1000, sicuramente mi sarei fatta male. Non voglio rischiare, per cui direi che il make-up rimane così. Tra l'altro è anche già carino così, per cui non voglio andare a riempirlo troppo. Per cui preleviamo un po' di prodotto, prendiamo il pennello, come potete vedere. Così. Un momento, Ok. Prendiamo il pennello così e andiamo a sfumare. Che tra l'altro questa... mamma mia. Perfetto così, dà quella giusta leggerezza che ci serve. Super top. È sempre il lato sinistro adesso il problema, come sempre, è sempre quello il problema. Per cui così, certo, adesso così. Ok, pensavo peggio. Va bene. Adesso è tempo invece di fare un po' di contouring, mettere il bronzer e mettere l'illuminante sul resto del viso. Yeah, ce l'abbiamo quasi fatta. Ok, andiamo a prelevare un po' di illuminante e cerchiamo un modo per applicarlo.
ribadisco, questo make up in realtà non so cosa ne verrà fuori, sicuramente sarà pieno di errori, però realizzato con queste manine per me è già tanto. Ovviamente ci sono alcuni punti come l'eyeliner e il mascara che ho dovuto utilizzare a mano libera senza queste manine, proprio perché non voglio assolutamente farmi male o rendere il tutto troppo brutto, ecco. Quindi così. Adesso è tempo invece del bronzer, e qua pennellino. Eh sì, facendo fatica, giuro, rimarrei così per ore, giusto perché se adesso mi muovo molto probabilmente il pennello vola. E passerò all'altro lato. Avete visto? E avete anche sentito la botta che ha dato? Meno male che è caduto in piedi e l'ho preso in tempo. Rendiamoci conto. Ok. Va bene. Accontentiamoci che è meglio. E infine è arrivato il momento di applicare un rossetto sulle labbra. E io decido di utilizzare il rossetto liquido Super Saving Link di Maybelline numero 15 Peachy. Per cui prima shakeriamo, meglio che lo shakero con la mano normale, va là che è meglio. Ok. Oh, bene. Prendiamo e applichiamolo. Bene, il look è terminato, devo dire che è risultato un disastro, come già prevedevo. L'unico prodotto che è stato facile da applicare è stato appunto il rossetto liquido, ma d'altronde non mi meraviglio. Io qui non vedo sfumature, vedo semplicemente chiazze, cose che fra poco andrò a togliere. E detto questo, vi ricordo che se volete c'è ancora la possibilità per votare sul sondaggio di settimana scorsa per quanto riguarda il make up con un solo colore, che ci sono varie colorazioni che potete scegliere. Inoltre vi ricordo qui sotto nel box informazioni i miei social, che potrete tranquillamente seguire e io ricambio ben volentieri. E infine vi chiedo di scrivermi in un commento qui sotto quali altre sfide devo portarvi. Detto questo, io vi auguro un buon weekend e noi ci vediamo settimana prossima. Bye!